cuore di tanta gente. La mia unica riflessione personale sulla conoscenza con Enzo, che Enzo è veramente una di quelle persone straordinarie che abbiamo la fortuna di incontrare ogni tanto. Io l'ho conosciuto solamente il 5 dicembre, abbiamo intessuto un rapporto di grande intensità culturale ed emotiva, e io sono contentissimo che lui abbia accolto di buon grado l'idea di ritornare a così breve tempo, perché poi è trascorso poco più di un mese e mezzo, di tornare qui da noi. E Enzo è nato a Cerreto Sannita, quindi è un uomo di questa terra, che ama questa terra, torna spesso in questa terra, grazie anche all'aiuto di Antonella che ci rende possibili questi momenti di incontro, che tra l'altro coordina anche il momento di interesse per il calendario e per il volume di fotografie. E devo dire, è una di quelle persone rare che coniugano una raffinatezza, una straordinaria raffinatezza culturale con una grande capacità di spendersi in favore degli altri, sia come docente, quando è stato docente scolastico, sia per la sua capacità straordinaria di mettere in pratica i suoi insegnamenti artistici. E io quindi non posso che mi riservo ovviamente tutte le domande a dopo, però ti do un benvenuto tra di noi nella nostra piccola, ma spero per te amabile, sempre amabile fondazione, Gerardino Romano. Ti do la parola per un saluto, farei un applauso. Allora, grazie perché avete affrontato il freddo, avete affrontato l'imprevisto della mia presenza, perché poi in fondo sono uno sconosciuto per voi, insomma, ma questo non ci interessa. E veramente sono contento perché la possibilità di tornare in un contesto che è tanto curato come la Fondazione Romano veramente mi dà gioia. E anzi, mi auguro che si possa trovare qualche altra possibilità di collaborazione anche ad altri livelli, e quindi sono contento di parlarvi così un po' delle mie fotografie, di questa pubblicazione, in modo particolare del mio volume, perché è un volume antologico che racchiude 30 anni di ricerca fotografica, e poi per il calendario, che comunque è un omaggio all'Europa, ma come specifico anche nel retro del calendario, non l'Europa che vediamo quotidianamente. A me non interessa l'Europa economica, anzi mi disgusta personalmente, mentre invece è proprio l'Europa della cultura, l'Europa della civiltà, della storia, quella che mi interessa e che mi piace. Quindi è una visione polemica in un certo senso, per quanto si possa essere polemici attraverso le immagini fotografiche, proprio perché rivendico una dignità dell'Europa, dell'Europa culturale, anche dell'Europa politica, ecco, e non l'avvilimento di un'Europa nelle mani delle multinazionali o della grande finanza. Però non sconfiniamo, anche perché le foto rappresentano qualcosa d'altro, cioè rappresentano, almeno per quanto mi riguarda, una mia interiorità. Quindi non sono tanto delle foto a soggetto, il soggetto è occasionale, ma sono l'opportunità di esprimere quelli che sono proprio i miei sentimenti creativi a confronto della realtà. Quindi in effetti la fotografia per me non è tanto una fotografia che debba necessariamente appunto mettere in risalto dei monumenti, cioè questo lo fanno altri meglio di me, ma è una fotografia di ricerca che attraverso le luci, attraverso i colori, cerca di trovare un linguaggio suo, personale, insomma, è un'esigenza proprio interiore quella di potermi esprimere in qualche modo. Infatti anche qualche volta mi domandano: ma tu non hai delle foto di Napoli, ma perché non prepari un calendario di Napoli, un calendario di Ischia? Io dico: veramente non è il mio genere, occasionalmente posso trovare delle immagini di Napoli, di Ischia o di Parigi o di Madrid, però quello che a me interessa è quel qualcosa di nuovo che nella realtà esiste.
A proposito, leggevo una poesia bella di Edoardo De Filippo sul valore delle parole, i colori delle parole. In realtà, dice, anche su un foglio stracciato, su un foglio vecchio, però le parole possono avere dei colori. Quando cioè esprimono un sentimento, quando esprimono un pensiero, quando non sono gratuite e vuote, perché allora non hanno più colore. I blu, gli amaranto, i verdi, diventano soltanto grigio. Ecco, è un po' quello che piace a me, cioè il cercare queste luci, questi colori in qualsiasi angolo, non necessariamente in un posto, non so, se io dovessi andare a Abu Dhabi, cioè, che ci vado a fare? Poi prima di tutto me ne andrei a Capri, me ne andrei a Ischia, non ad Abu Dhabi, o alle Seychelles o altrove, non saprei forse fare scattare neanche una foto, perché la natura è talmente bella che parla da sé. Non c'è bisogno che io vada lì a forzare, semmai con delle immagini false, colorate, a forzare una realtà che è così bella. Però posso trovare un angolo qualsiasi, un pollaio, semmai a Telese, e trovare lì l'ispirazione per qualcosa di personale, che è uscito fuori lì, e poteva essere altrove. Quindi guardare tutta la realtà, non diciamo selezionare. A me piace viaggiare, ma di fronte a un tramonto meraviglioso, per me è molto più bello godere interiormente quel tramonto piuttosto che fotografarlo, perché fotografandolo lo rendo banale, invece godendolo dentro io accumulo in me un sentimento che poi trasmetto in un'altra circostanza, che innanzitutto rimane in me stesso e quindi mi permette anche un rapporto migliore col prossimo. E quindi sì, perché diciamo mi innalza l'animo e di conseguenza riesco a meglio, comprendendo la realtà, comprendo anche gli esseri umani, che sono molto difficili da comprendere, però insomma questo è molto, per me è molto valido. Quindi ho una spinta continua a guardare, a osservare, proprio per trovare questi colori e queste luci della realtà, anche le ombre, perché poi dalle ombre nascono le luci. È un po' questo il mio modo di fotografare, ma anche il mio modo di essere, perché poi lo porto nella mia vita e nei miei rapporti, quindi anche se non ho la macchina fotografica con me. Vediamo prima, ecco, vediamo, sì, così per avere un esempio, vediamo qualcuna delle foto del Parigi. No, questa è quella di gennaio. Questa è del mese di gennaio, è un'immagine di Parigi, l'ho scattata durante l'inverno, mentre passeggiavo per l'Île Saint-Louis, cioè accanto all'Île Saint-Louis lungo la Senna, vedo, cioè, in una giornata di forte, che preannunciava un temporale, ecco che un raggio di sole illumina all'improvviso quelle facciate. È stato proprio un lampo che poi non è tornato più, è durato proprio pochi secondi. Ho avuto la fortuna di scattare, insomma, e quindi di cogliere con questo cielo nero, che nessuno si spiega perché questo cielo nero, a prescindere dal fatto che c'è un problema tecnico, perché il contrasto tra l'ombra e la luce viene accentuato in fotografia, quindi il cielo è nero perché era molto chiaro il paesaggio urbano, e da questo nasce fuori un'immagine che ci dà l'idea proprio della città d'inverno, ma con questa forza che diventa quasi uno scenario teatrale, e lo possiamo interpretare anche liberamente per poter fare attenzione anche ai quadri, alle arti visive. Noi ci soffermiamo su ciò che ci interessa, qualcosa che ci piace desta sempre la nostra attenzione, ci torniamo scoprendo delle cose nuove. Devo dire che questa fotografia mi è particolarmente cara, anche perché l'ho detto già, il critico di Repubblica l'ha presa proprio come foto d'ingresso a casa sua, quindi uno entra e trova questa immagine. Naturalmente questo mi gratifica, non perché mi rende chissà orgoglioso, superbo, perché sono bravo, ma mi gratifica perché mi rende contento e dice meno male, ho fatto qualcosa insomma di interessante, ecco. Per il mese di febbraio invece una visione meno, apparentemente meno significativa di Vienna, che poi è la capitale dell'armonia, del bel vivere, è una città amabile proprio perché offre ancora l'esempio, ecco, di un'Europa civile, e Vienna è il cuore dell'Europa.
però questo è il canale lungo il Danubio, è abbastanza monotono per quanto riguarda le strutture architettoniche, cemento, però a me piace la foto perché dà il senso dello spazio, la profondità che viene data dal semicerchio a destra e poi da questa panca grezza, normale, eccetera, e poi da questa diagonale a destra e le tre figure che scendono. Quindi c'è un gioco di incontri, va bene, e di prospettive che rende la fotografia molto interessante. In che senso? Proprio perché la macchina fotografica, isolando questi elementi o mettendoli in evidenza, riesce a creare proprio delle prospettive, un'atmosfera del tutto nuova, del tutto particolare. Per il mese di marzo invece, ecco qui, potrebbe essere dovunque questa immagine, però è un'immagine che ho colto a Budapest, perché nel periodo in cui ho amato particolarmente Budapest, negli anni 90, ho lavorato a Budapest, sono andato tante volte, 4-5 volte all'anno, questa città usciva fuori, diciamo, dalle macerie del comunismo e cercava una sua dimensione. Quindi una città struggente anche sotto certi aspetti, proprio dal punto di vista poetico. Perché dico questo? Perché tutti quei colori, e non sono colori inventati, sono i colori di piccole baracche, di piccoli negozietti ambulanti, piccole gelaterie, va bene, che si trovano invisibili nella foto, ma che riflettono nell'acqua i loro colori. È un passante che quasi divide, diciamo, l'immagine in due, un tombino. Mi chiedono perché tanti tombini nelle foto, non è che abbia questa mania di collezionare tombini, è il caso, d'altra parte sul selciato si trovano pietre e tombini, quindi o chiazze d'acqua, non posso farne a meno. Ed è una foto, ecco, che si basa molto sul colore, l'evocazione viene data dall'accostamento dei colori. Per il mese di aprile ho scelto quella che poi era la copertina del calendario. Ricordate che vi ho dato anche il... Ed è un'immagine di Trafalgar Square a Londra. C'era una mostra di Van Gogh, giornata di pioggia, però la foto è particolarmente viva proprio perché il giallo di Van Gogh ci invade. Quindi anche quei passanti sembrano giocare, come dire, sia con lo sfondo delle seggiole dei colori di Van Gogh, sia poi sul pavimento bagnato, che ha questo bellissimo riflesso. Una foto anche questa, diciamo, fortunata, perché cioè bisogna anche concentrare l'attenzione e trovare quel momento, sceglierlo e aspettare il momento opportuno. Poi c'è anche il mio nome, tra parentesi, Vincent, Vincent. Maggio è il bambino a Saint-Malo, avrà giocato fino ad allora sul molo, poi l'alta marea copre il molo, il bimbo guarda, certamente l'interpretazione che io do, mi piace molto pensare che quel bimbo stia osservando proprio il suo campo di gioco che all'improvviso è scomparso nelle acque. E qui c'è anche una ricerca sul colore, forse non è visibile attraverso la proiezione, però le tonalità di azzurro sono tantissime, sono una decina addirittura, e anche l'azzurro verde che poi richiama il verde, diciamo, del molo laddove si trova la figurina che guarda. Per il mese di giugno un'altra bambina, una bambina che ha giocato con quest'acqua ad Oporto in Portogallo, e lei ballava, saltava, giocava con le onde, si stupiva del fatto che il mare potesse essere un elemento di gioco, e poi all'improvviso si ferma e osserva, e la parete sembra una parete di ghiaccio che d'improvviso si sia fermata anch'essa, diciamo, per dare tregua alla bambina che poi ha ripreso a giocare. E così, come foto e come, diciamo, luminosità mi interessava. E qui, anche basata sui giochi di luce, questa immagine di Lanzarote nelle Canarie, un villaggio illuminato dalla luce al tramonto che proietta sulla sabbia bagnata le luci dorate, mentre il mare nel mezzo rimane blu. Quindi tre fasce con
che alternano i toni caldi e i toni freddi. Quindi con questo anche gioco di luci e di colori, perché apparentemente sembrano due soltanto i colori, ma in effetti le tonalità sono tante, che rende poi l'immagine anche molto suggestiva, almeno credo. Sì. E per il mese di agosto c'è questa, sono i pescherecci del porto di Ortigia a Siracusa, pescherecci normalissimi, che però lambiti dal sole al crepuscolo diventano quasi di metallo, sembra un'armata vichinga quasi che stia per prendere le mosse e a salire, diciamo, chi deve ricevere una bella punizione, che sarebbero anche gli amministratori della città. E comunque anche qui c'è il riflesso, molto gioco con l'acqua, l'acqua è molto fotogenica, però bisogna sempre calcolare gli spazi, calcolare le prospettive. Vedete che i pescherecci sono visti in diagonale, c'è cioè un primo piano e poi man mano sfumano verso l'alto. Poi questo riflesso dell'ultimo indubbiamente dà alla fotografia la sua unità. Voi immaginate, senza quel riflesso ci sarebbe una carenza, ci sarebbe un vuoto, l'immagine pencolerebbe tutta da una parte e perderebbe ogni valore. Questa è un'immagine più paesaggistica, più suggestiva, l'ho messa per il settembre, ci troviamo in Lapponia. Il sole al tramonto, le acque, la barca, le erbe acquatiche, lo sfondo, diciamo, del paesaggio danno questo senso dello spazio, ma anche della pace nordica, che oltretutto si confà molto a certi momenti, ecco, della mia ricerca. È proprio settembre o no? Sono stato in Finlandia, penso proprio in quel periodo. Qui siamo a Napoli, il lago Fusaro, la palazzina vanvitelliana, che è nota a molti di noi perché anche Comencini l'ha scelta come elemento della fata dei capelli turchini, non nel suo Pinocchio televisivo. Ma a prescindere da questo mi stava a cuore indicare Napoli non con i vicoli, non con gli elementi del folklore locale, ma indicarla Napoli con nei suoi aspetti più nobili, la Napoli borbonica, la Napoli dell'eleganza, la Napoli della cultura. E questa immagine di una remota casina sull'acqua è un omaggio indiretto proprio alla Napoli così variopinta che noi conosciamo. Qui per il mese di novembre è l'English Garden, il giardino inglese di München, di Monaco, di Baviera, il laghetto. E sono andato molto presto alla ricerca di luci e di qualche immagine, era inverno, stavano ripulendo, penso, le acque. Naturalmente non ci troviamo in Italia dove le acque sono belle gonfie di plastica e di porcherie, ma stavano ripulendo ben bene il laghetto, per cui quest'uomo che appare con la vanga mi ha colpito, sembrava appunto uscito da un racconto di Hoffman, di un autore del romanticismo, con questo paesaggio così drammatico ma anche così romantico sotto tanti aspetti. E l'ultima immagine è un'immagine di Stoccolma, dove c'è un passante che lungo un canale, che è rischiarato dalle luci del tramonto, che però si trovano dietro la distesa, l'altura con la neve, questo passante che passa, cioè che va oltre, ecco, sta uscendo anzi dalla scena, e quindi dà un senso di movimento molto grande, perché altrimenti l'immagine sarebbe statica. L'avevo fotografata prima senza nessuno e non dava l'idea di questo movimento, che poi dà al paesaggio stesso un valore molto, molto più forte. Ecco, queste sono le immagini del calendario, ma le ho esposte giusto per farvi capire in qualche modo qual è il mio modo di avvicinarmi anche alle immagini, al paesaggio, alle figure. Raccontiamo un po' invece del...
del passato, cioè raccontiamo un po' di Cerreto, come raccontiamo qualcosa del tuo rapporto con Cerreto e con Napoli. Che ci sono anche cerretesi presenti, no? Perché possiamo parlare un anno. E cosa devo dire, insomma, non è che sia facile, perché non ho nostalgie per quanto riguarda la vita a Cerreto, la vita a Napoli o le avventure che ho avuto dovunque, perché per me, come dire, Cerreto, Napoli e tanti luoghi sono sempre una presenza. Ciascuno di noi, ecco, questo mi piace, questo concetto, che ciascuno di noi porta dentro di sé il suo paesaggio. Ecco, e anche dentro di me il mio paesaggio è fatto di tante, come in un caleidoscopio, di tante parti luminose. Quindi non è tanto il passato, quelle immagini, quella vita, diciamo, di Cerreto quando ero bambino, che venivo da casa di nonno, insomma, in vacanza, quelle immagini sono sempre presenti in me, come sono presenti tutte le persone, tante che non ci sono più, che però nella mia vita sono state importanti e le porto con me fin quando potrò. E quindi è questo che mi, come dire, che mi attrae, non tanto la nostalgia, anche se la nostalgia, come dice la stessa parola, è proprio il dolore del ritorno, cioè quella malinconia che è presente anche nella musica, nella la saudade sudamericana, la canzone napoletana. Però quella nostalgia non è una nostalgia di rimpianto. Personalmente cerco di vivere senza rimpianti, al contrario, con coraggio, accostandomi sempre, per quel poco che posso, con i miei limiti, però accostandomi alla realtà e alle persone. Devo dire che ho imparato col tempo a uscire un po' fuori di me, a non pensare a me. Questo è bello perché mi permette di non curare troppo i problemi personali, questo, quest'altro. Mi piace di più poter capire gli altri oggettivamente, perché non ne ho bisogno per me. E quindi questo mi fa capire di più l'altro per come è. Questo è molto bello. E quindi, diciamo, i ricordi anche di Napoli sono veramente tanti, tanti, tanti. Una domanda, due domande, anzi tre. Tolstoi lo leggevi a Cerreto, a 7 anni lo leggevi a Cerreto o a Napoli? A Cerreto, perché mia mamma capiva che amavo la lettura, anzi mi invogliava a leggere, io leggevo da piccolissimo, leggevo e scrivevo, per cui quando arrivava il sabato mi portava in via Costantinopoli a Napoli a scegliere un libro, scegli un libro, e mio fratello invece scegli un giocattolino, e andavamo a prendere un giocattolo dell'Emilia. E ricordo che una volta avevo 7 anni, dovevo venire a Cerreto in vacanza per Pasqua, e mamma dice: andiamo a Costantinopoli, prendi un libro, e io prendo Resurrezione di Tolstoi. Al che mamma dice: ma guarda, prendi qualche altra cosa, prendi quest'altro libro, un libro su un cane San Bernardo. Interessante. Dico: mamma, ma questo è un libro per bambini. Questo per dire che era un rompiscatole, potete immaginare. Però amavo tanto leggere e imparare. E il mio primo libro, i primi due libri che ho presi a casa del nonno, era un libro di geometria, che ho sfogliato, guardato naturalmente senza studiare la geometria, però l'Orlando Furioso. E questa è una vecchia edizione ottocentesca dell'Orlando Furioso, senza immagini, non c'erano neanche le immagini di Gustavo Doré. E questo... questo sì, fa parte del mio passato, e devo dire che capivo anche quello che leggevo, non è che mi risultava del tutto estraneo. E la letteratura, mi ricollego a quello che hai detto, la letteratura Balzac, Manzoni, cioè, sia autori che hai letto, amato, cioè, quali sono stati i tuoi preferiti? Perché tu poi li hai coltivati nel tempo, tu hai insegnato anche a me. A me piacciono tutti, perché parto sempre tutti i grandi, quelli che mi insegnano qualcosa, cioè la merce scritta non mi interessa, cioè i romanzetti non mi interessano, non ho tempo più che altro. Però per quanto riguarda i grandi autori classici, quelli che ho visti anche nella biblioteca qui della Gerardino Romano, non posso dire che ci sono dei preferiti. Però anche nel rapporto didattico ho imparato, ecco, quello che stavo dicendo prima,
che non c'è il mio giudizio che deve prevaricare. Quando i miei allievi amavano D'Annunzio, che io semmai non amavo, io capivo che D'Annunzio aveva delle qualità, aveva un valore. Quindi mi mettevo a studiare D'Annunzio e ne scoprivo la bellezza. Cioè, di qualsiasi autore io ho cercato sempre di presentare oggettivamente quello che era, anche perché io, cioè, chi ero io a confronto? Quale presunzione doveva spingermi a dire questo è bello, questo è brutto, questo mi piace, questo non mi piace? Non stiamo su Facebook, né lo eravamo ai tempi, tantomeno. Quindi è bella anche la modestia con cui ci si può accostare al mondo letterario, al mondo artistico, e naturalmente si cambia col tempo, ci sono dei momenti in cui ci si avvicina di più a un autore. Certo, devo dire che i miei autori proprio cari, quelli che io, sui quali torno sempre, sempre, innanzitutto c'è Dante. Dante è amatissimo da me, ma c'è anche Dostoevsky, c'è Goethe, c'è Shakespeare, ce ne sono tanti, Manzoni dei Promessi Sposi, è un autore straordinario. Aveva fatto l'incontro che avevo su Alessandro Maggiore sui Promessi Sposi. Potevate chiamarmi a leggere qualcosa. Adesso ti chiediamo di dire. No, se dove ci devi recitare qualcosa, qualche autore napoletano. So che tu sei un grande dicitore, dicitore. Perché grande tutti questi aggettivi? Tu sei un fine dicitore. Io sono contro gli aggettivi, perché in effetti è quello che noi siamo, dobbiamo dimostrarlo. Non sono le parole che ci fanno. Io l'ho sentito dire. Lo so, però non sono le parole che ci fanno belli, sono le nostre azioni. Quindi se valgo qualcosa lo devo dimostrare, non lo devo dire. Le parole hanno dei colori, questa, la parola grande è un bel colore. Il Napoli, città del teatro. Tu di questo ne parli, evocando l'intervista con Enrica Viganò, ne parli ricordando Goethe, ricordando Stendhal, il tema del teatro, perché poi è un tema molto presente, tu sei un appassionato di teatro, e anche di musica. Innanzitutto di cinema, però di teatro ho lavorato col teatro, sono stato, ho curato anche proprio la ricerca teatrale di alcuni attori, ne ho fotografati tanti. Da Gassman a Milva a Roldotieri, tanti, e ho seguito alcuni attori anche nella preparazione di letture pubbliche, nella preparazione dei loro lavori, insomma, specialmente per la tragedia greca. Così, e questo perché ho avuto l'esperienza teatrale di Napoli. Napoli, per come l'ho vissuta io, era un vero teatro. E noi si preferiva restare in casa, me e mio fratello, mentre i genitori andavano fuori, andavano a passeggio al cinema, proprio perché avevamo i balconi che affacciavano su questo incrocio di strade dove c'era un... e proprio non c'erano le automobili, io appartengo al millennio passato, e quindi c'erano queste scene di vita, c'era un'osteria di fronte a casa. La strada era di Costantinopoli? No, era una strada che viene citata da Stendhal proprio nei suoi scritti su Napoli. È una strada che è un enclave, che via San Potito, cioè si trova alle spalle del museo, è proprio una parte alta, insomma, e quindi era proprio un quartiere a parte, un nucleo bellissimo, quindi con persone che si vedevano ogni giorno con i bassi. E devo dire, questo lo cito soltanto ad onore anche per esempio dei miei genitori, che si viveva a contatto delle persone, si capivano i loro problemi. Ricordo sempre che mia mamma è arrivata a Napoli, ha tolto tutti i gioielli, eccetera, perché per rispetto delle persone che vivevano nei bassi, e quindi quella povertà. Quando noi guardavamo, dice mamma, ma tante persone in una stanza sola, dice cosa, lei ci rimproverava, ci spingeva, dice no, non dovete guardare, perché dovete rispettare la povertà. Ecco, e ricordo che mio padre, insomma, ha anche aiutato qualcuno, insomma, a livello di portare un pacco, portare delle medicine, portare qualcosa. E questo è stato per me, per noi un esempio, per me e per mio fratello un esempio molto bello. Quindi quella vita era una vita, la vita dei carretti, la vita dei richiami continui, la vita dell'osteria che avevamo di fronte. È chiaro che era un teatro veramente incredibile, passava di tutto. Per cui imparavamo di tutto, anche a essere più belli. Una volta che ci hanno portato da Cerreto una scatola di fichi, ci hanno portato i parenti che sono venuti per una visita medica, quindi sono venuti tre cugini
dell'età mia, di mio fratello, eravamo in cinque in casa, pioveva, i grandi erano andati fuori, noi non sapevamo che fare, con sti fichi, va bene, li lanciavamo sugli ombrelli dei passanti. Quando poi è passato un prete che da lontano, vestito con la monaca, con la tonaca, eccetera, ci ha visto, insomma, per cui dice adesso li colgo io in flagrante, che ha fatto il meno. Mentre passava il prete, vi ho visto, ciac. Me lo ricordo questo, e posso dire anche che erano era Pinuccio Cerleglio con Rosa e con Bianca, che erano venuti a trovarci, e abbiamo, ecco, e quindi era veramente, quindi anche noi si partecipava di quel teatro, e mi è rimasto poi a posteriori, ma con gli anni, perché ho maturato poi l'amore per questo teatro, e non nascondo che ogni tanto faccio qualche lettura di autori napoletani, anche perché la lingua napoletana è particolarmente viva, è particolarmente variegata. Passione classica, della musica classica, tu hai una grande passione, questa grande, ma posso dire qui, grande passione per la musica classica, qui sta bene, grande passione per la musica classica, tu l'ascolti spesso, la insegni ai tuoi allievi, l'hai insegnata ai tuoi allievi che ti venivano a trovare a casa, se ne sono appassionati anche loro. Perché non è che sia, la musica è tanta ed è un'espressione bellissima dell'anima umana, a me non piace la musica quando diventa volgare, quando diventa pedestre, povera, cioè quando sento dei tamburi che rullano, che non siano quelli semmai dei selvaggi australiani o africani che hanno un significato, va bene, allora io sono indifferente, non mi piace, invece tutto ciò che è bellezza e che è ispirazione, ecco appunto la canzone napoletana, mi piace tanto, anche per ricordare Pino Daniele, alcune sue ricerche musicali sono veramente degne di attenzione. E molto mi piace il jazz, ma in modo particolare io ho avuto la fortuna e il gusto della musica classica, tanto che già dalla scuola elementare mi regalavano l'abbonamento per la Scarlatti a Napoli e mi accompagnava mia mamma, mi accompagnava mio padre, perché certo ero troppo piccolo per andare in giro, però mi entusiasmavo, sentivo Stravinsky, mi ricordo tanto Pierino il Lupo di Prokofiev, mi è sembrata una cosa meravigliosa. E quindi mi è rimasto sempre, ho coltivato sempre questo mio amore, però ripeto, amo molto le espressioni di bella musica, molto amo anche i ritmi sudamericani, ecco, quindi non soltanto la musica classica, però di preferenza la musica classica. E la tua fotografia, c'è la musica? C'è come dicevo prima, insomma, raccoglie la mia fotografia, non lo so poi quale qualità, quale livello, ma raccoglie le mie esperienze, quindi anche molto raccoglie dell'amore per la pittura, anche questo un amore grande che ho manifestato fin da piccolo, ripeto, sarò stato fortunato, ci sarà stata un'illuminazione divina, ma quando andavo al Museo Nazionale tante volte mi lasciavano lì col custode e il custode mi accompagnava a vedere tutte le sculture, tutti i resti di Pompei, e io ero entusiasta e ci volevo tornare ogni volta, così quando ho scoperto a Roma, la prima volta che ho visto Caravaggio a Roma, San Luigi dei Francesi, sono rimasto colpito dalla bellezza di questa pittura, ma avevo 8-9 anni. Ecco, allora ho comprato le cartoline, da allora in poi colleziono cartoline d'arte, ho una raccolta, la devo lasciare allora alla Fondazione Romano, le cartoline bellissime di arte, di ogni epoca, di ogni autore, che ho raccolto un po' girando per il mondo, quindi proprio per questa passione che ho avuto fin da piccolo, e quindi nella fotografia si avverte questo, cioè una fotografia che comunque ha una matrice che fotografica, cioè i miei maestri sono stati più i pittori che i fotografi. I buoni maestri, maestri, i buoni maestri, parli della tua passione anche dell'insegnamento, ma i buoni maestri chi sono nella vita? I buoni maestri sono quelli che noi sappiamo capire innanzitutto. Non necessariamente con un grillo parlante come posso sembrare io in questo momento, perché sono costretto a parlare, non amo molto, infatti ultimamente con un'intervista mi hanno detto cosa ha da dire, lei non ha da dire proprio niente,
perché aspettavano che dicessi sono questi problemi nella... non ho nessun problema, sto bene, quindi non so, non ho altro da dire, di che parlare. I veri maestri sono le esperienze che noi riusciamo a recepire in modo tale da crescere. Ecco, quindi i maestri possono essere delle persone, ma possono essere anche delle situazioni. Anche un bell'ambiente come questo ci può insegnare qualcosa. Vedo sempre quella disposizione piramidale dei libri in fondo e questo mi dà qualcosa. Cioè il maestro non deve essere necessario. La fortuna è di trovare un grande maestro, è logico, ma la vita ci insegna tante cose e quindi può essere maestra anche la persona più umile che con il suo lavoro ci insegna veramente cosa significa entrare a contatto della realtà e lavorare per un altro. Ecco, il concetto di lavoro quanto è importante, invece un concetto così vilipeso, così mistificato oggi che c'è uno schiavismo di ritorno, si è obbligati a lavorare ed è indifferente quello che si fa purché ci sia il denaro. Ecco, una cosa che tengo molto a dire, che è un disprezzo profondo del denaro, l'ho sempre avuto e non mi interessa niente. Se c'è, bene, e mi serve perché è il corrispettivo del mio guadagno, del mio lavoro, ma se ne posso fare a meno, tanto meglio, perché tanto ho tante altre cose di cui vivere, non ho bisogno di questo. La parola professore mi piace molto, dici tu, è bello dirigersi verso gli altri, parlare per, a favore di. Per me studiare è sempre stata una grande passione, c'è qualche ragazzo che tu sei sempre andato molto, nei tuoi ragionamenti, oltre il tema dell'erudizione. Ai ragazzi questa passione per lo studio che tu hai avuto, che hai coltivato, che poi l'hai anche praticato come professione, no? Che cosa possiamo dire? Che uno dei tanti problemi noi ci poniamo, quello di ma come trasmettere il sapere. Trasmetterlo, cioè devi innanzitutto rispettare chi è con te. E io ho sempre avuto un profondo rispetto dei miei allievi, di tutti. Non ho mai fatto distinzioni, cioè proprio perché erano tutti diversi. Noi commettiamo l'errore di dire sono tutti uguali, no, sono tutti diversi e ciascuno va capito, anche quello che non risponde alle nostre richieste. Non siamo noi che dobbiamo sovrapporci, ma dobbiamo umilmente cercare di capire. Io ho cercato sempre di farlo con l'esempio, non con le parole. Quando non dicevo mai non buttate la carta a terra, se la carta cadeva anche ad un allievo, io la raccoglievo e la mettevo a posto. Sembra una sciocchezza, ma non lo è, perché si impara da questo a vivere, a convivere, e in quel contesto di rispetto reciproco si ha rispetto anche delle materie di studio. Certamente il professore, per essere tale, deve essere preparato, questo è indispensabile. Purtroppo la nostra scuola si è riempita anche di tanta gente che non meritava di insegnare e che è andata lì solo per avere lo stipendio, purtroppo. E questa è la crisi, la scuola è dell'insegnante e dell'allievo, quella è la scuola, altro non è. Pellicola digitale? Ah, vabbè, questo è... questo è interessante, perché tu questo l'hai detto. Ma la pellicola, cioè perché pellicola digitale? Con la pellicola io mi trovavo meglio, perché appunto non nuotando nell'oro dovevo calcolare esattamente la pellicola, cioè risparmiare al massimo, per cui concentrarmi al massimo per una fotografia, per non farne due, e quindi poter sviluppare le 36 immagini, diciamo, con una certa economia. Col digitale no, si può liberamente fotografare, questo già non è bene, perché ci si concentra di meno. Quindi non è una questione di risultato, è una questione di concentrazione, di attenzione alle cose. Ecco, più che altro è importante, come dire, sapere osservare le cose, osservarle con interesse e con amore. Ecco, la pellicola però mi ha favorito di più, perché proprio costringendomi ad osservare, ad economizzare, mi ha anche portato ad affinare lo sguardo, a non sprecarlo. Ecco, questo. Ma tu non manipoli le fotografie? Mai, questa è una cosa che non faccio mai. La mia foto nasce così com'è. Non so neanche cosa sia, cioè post-produzione significa che si sta a giocare con tutta quella roba. Vedo delle fotografie orripilanti di colori falsi. Che fotografia è mai quella? Ecco, cioè io preferisco trovarla nella realtà, la differenza. Ecco. Semmai mentre parliamo possiamo pure far scorrere le foto del volume, così vanno da sé e
Sì, no, io volevo farti una domanda su Giacomelli. Giacomelli dice che il bianco è l'elemento più difficile nella fotografia. Vabbè, Giacomelli è un fotografo che punta molto sul bianco e nero, in modo particolare su alcuni bianchi un po' calcificati, molto forti. Tu ne parli anche nella tua, sì, intervista. E un altro argomento che tu tratti... Cosa dice di... No, ma l'elemento più difficile della fotografia è il bianco. Cioè, io non sono d'accordo, perché non è il bianco soltanto, è il bianco per Giacomelli, perché lui lavorava in bianco e nero. Per me invece l'elemento più difficile è il nero. Cioè sono le ombre, perché da quelle ombre nasce la realtà. Sì, c'è anche qualche foto, questo è un autoscatto, c'è qualche foto bizzarra perché fa parte del volume e quindi ecco. Allora, questo va avanti da solo. Sì, va avanti da solo, insomma, come... Hai una straordinaria calligrafia. E ho una straordinaria grafia, perché è già Callè la mia scrittura. Sì, mi piace un po' come i giapponesi, ma mi diverto, non è tanto, innanzitutto quando scrivo sempre a mano, non uso l'ordinatore per scrivere, l'ordinatore volgarmente detto computer, no? Mi piace invece scrivere bene, scrivere ordinatamente, perché provo la gioia di coloro che leggono. Allora sono contento quando chi vede la mia scrittura, dice che bello, è una forma di rispetto, è un regalo che faccio a un'altra persona. A volte sono anche un po' ironico, con dei piccoli svolazzi, però la calligrafia è un'arte anche, non la mia, ma dico in generale, può essere un'arte, se pensiamo all'arte giapponese, all'uso che fa della scrittura, e indubbiamente ne abbiamo un esempio valido. Lo spirituale nell'arte, ne parla nell'introduzione Carlo Sala, parlando proprio della tua arte. Studiare dell'arte parla anche di riferimento alla filosofia, al trascendentale dell'arte. Pensi che la tua arte fotografica abbia stretti rapporti col trascendentale? Tu parli di religiosità nell'intervista, di un'altra cosa. E io parlo di religiosità perché senza religiosità non c'è vita. C'è una sopravvivenza materiale. Quindi la spiritualità noi la esprimiamo attraverso l'amore, l'amore per i nostri figli, l'amore per i nostri vicini, per le persone che ci stanno accanto, l'interesse per la vita. Quindi la spiritualità ha tante manifestazioni. Guai ad un mondo senza valori spirituali. E infatti il nostro mondo di oggi, che privilegia, che sottolinea soltanto l'aspetto materiale delle cose, quanto di peggio possa esserci, perché anche gli animali hanno un loro modo di guardarci, le piante, e se non si possiede questa forza interiore, secondo me non c'è vita, siamo dei bruti. Quindi la spiritualità c'è sempre. Noi pensiamo che debba essere soltanto la spiritualità legata al mondo, diciamo, della ecclesia, della chiesa, ma anche quella è una grande spiritualità quando è vissuta veramente. E io conosco dei sacerdoti, conosco delle suore che lavorano e operano con una forza grandissima, e non necessariamente perché sono sacerdoti o perché sono suore, perché sono persone ammirevoli per questo, insomma. Quindi la spiritualità è chiaro, e se non c'è non c'è altro, ecco, poiché i valori prettamente, cioè la materia anche è importante perché viviamo, siamo fatti anche noi di carne, eccetera, però senza i valori dello spirito non esiste la vita per me. Te l'ho fatta questa domanda anche quasi mi si è cerrito, la cortesia tiene a distanza, mi piaceva molto questa tua... Tiene a distanza in certi contesti. Essere cortesi, essere gentili, proprio dalla matrice greca della parola, non significa essere arrendevoli, remissivi. Molto spesso la gentilezza, no, almeno per me, la gentilezza può essere anche un'arma per tenere a distanza, ma non per tenere a distanza per disprezzare chi sta vicino, ma proprio perché bisogna osservare prima le persone per vedere quello che sono. Non bisogna vendersi all'istante, bisogna essere sempre molto discreti, e con molte persone bisogna essere molto gentili per tenerli molto all'istante.
Stravinsky diceva che l'arte oltrepassa i limiti nei quali il tempo vorrebbe comprimerla e indica il contenuto del futuro. Qual è il futuro dell'arte fotografica secondo te? Ah, questo non lo so, insomma. Il futuro dell'arte fotografica, come di qualsiasi forma d'arte, e quando appunto c'è l'elemento della spiritualità, come in questo volto, è un'attrice di Bergman, fin quando ci sono i valori dell'uomo e ci sono anche i valori dell'arte, ma se l'arte diventa merce e diventa soltanto pretesto, diciamo, per la circolazione del denaro, o diventa così una manifestazione senza scopo, e allora è chiaro che non ha futuro. Quindi il futuro è dato da noi, dal modo in cui noi cresciamo. Questo penso. A proposito di Vienna, faccio un'ultima domanda. A proposito di Vienna. Ecco, le immagini qui che vedete, quella precedente è proprio di Vienna. Tempestivi. Sì, questo sono io viennese. Siamo stati tempestivisti, ho fatto la domanda su Vienna mentre appariva Vienna. Sembrava fatta apposta, ma non è così. Uno scrittore viennese, che ho citato anche nella tua intervista, che è Ugo von Schmalstein. Premio Nobel, diceva tre cose sono una, un uomo, un oggetto, un sogno, le terzine sulla caducità. Perché i tuoi oggetti hanno una dimensione fortemente umana. Sì. E sembrano spesso come questo tombino, come questo elenco, pensate a questo elenco telefonico in una cabina di Budapest, racchiude tutti i nomi di una città, sembra un ricciolo barocco, in effetti quasi ha un valore simbolico, è questo l'oggetto che diventa qualcosa d'altro, diventa il mio sogno personale, ma anche una realtà, ecco quello che dicevo prima, non è che noi rifiutiamo la realtà in nome di un valore, il trascendente è importantissimo perché ci pone di fronte a qualcosa di più grande di noi e quindi ci proietta in avanti, non ci chiude nel nostro ego e basta. Vabbè, io ho terminato le domande, se qualcuno vuole fare delle domande, noi facciamo un applauso. Se qualcuno vuole fare un applauso. Siamo abituati ogni volta a battere le mani, io dico ogni volta che non devono applaudire, perché se qualcosa c'è è bene averlo dentro, piuttosto che manifestarlo con questa liberazione, anche adesso per i funerali ci sono gli applausi e tutto il resto. Il nostro applauso, d'accordo, è nel sorriso, è nel modo in cui ci presentiamo. Qualcuno fa qualche domanda? Posso fare una domanda? Sì, anche due. Camillo, non di più. Camillo con un calendario Pirelli. Camillo Benson. Camillo, sì. Calendario Pirelli, io sono stato invitato per i 25 anni del calendario Pirelli. Ma è Gianfranco che è un provocatore. No, io provoco a mia volta. E sono stato invitato con la Lollobrigida come fotografa. È stata anche un'esperienza molto bella. Quindi non il calendario Pirelli che si basa spesso, non sempre, sul nudo, specialmente recente, pornografico, e insomma non è che sia tanto interessante, molto più interessante semmai la modella, e in carne e ossa piuttosto che alla carta. E devo dire che a proposito di calendario Pirelli invece, tanto io amo moltissimo fotografare la figura umana, il corpo, il volto in modo particolare, ma anche il corpo, il nudo, noi siamo nati senza i cappotti e le pellicce, siamo nati così come ci fa la natura, quindi anche l'uso che si fa del corpo umano è un uso tanto spesso proprio pornografico, perché si mostrano le immagini perché tutto è in vendita, tutto è denaro. C'erano i genitori che portavano a Berlusconi e Gheddafi le bambine, le ragazzine, perché pagavano 5.000 euro a testa, quindi potete immaginare che vergogna, insomma, è l'uso che si fa del corpo umano, che è sacro invece, proprio nella sua nudità. E poi non c'è nudità soltanto del giovane, c'è la nudità di chiunque. Ad Oslo, un parco molto bello mi ha colpito perché ci sono tante statue per tutte le età della vita, e questo è degno di rispetto, perché chi è anziano ha maggiore diritto di chi è giovane ad essere bello, cioè ad essere amato anche per come è fatto. Quindi è la risposta provocatoria alla provocazione. Io volevo chiedere una cosa. Sì, volevo chiedere una cosa.
No, prima lei prima, quindi ha un ordine, secondo me, un ordine di non è sfuggito che hai alzato la mano per prima. Allora, innanzitutto complimenti per le foto, io sono una grande appassionata di fotografia e mi diletto, insomma, a fare foto. Personalmente, questa infatti è una cosa che volevo chiedere, ma ovviamente io sono una dilettante, io ho molta più difficoltà a fotografare i soggetti, le persone, rispetto ai paesaggi. Anch'io mi lascio molto condizionare dalla impressione, dalla sensazione. Mi chiedevo, è più difficile? Cioè, mentre lei dice, io cerco l'emozione, quando è che lei scatta, quando fotografa una persona, un volto? Questo è ha ragione, perché non c'è niente di più difficile. Perché? Perché in generale noi vediamo le figure, appunto, dicevamo prima, un volto, un corpo, però quelli che ci presenta la pubblicità, per esempio, che sono orripilanti, quelli sono dei mostri, non sono degli esseri umani fotografati. Invece è bello quando io mi avvicino a ciascuno di voi qui in sala, va bene, io osservo i vostri volti e penso che per ciascuno di voi c'è una... vorrei essere capace e posso dirlo, scusate, sono capace di farlo, di cercare per ciascuno quello che ha dentro. Le foto che io scatto alle persone, ai bambini, ai neonati, cercano sempre di mettere in evidenza quello che c'è di grande, specialmente attraverso lo sguardo. E quindi il volto però è difficile, perché bisogna avere questa forza di entrare con l'altra persona, di saperla capire subito, non si può aspettare. La bella ragazza che viene a farsi fotografare recentemente, ho fatto delle foto molto belle ad una ragazza di Prato, foto molto belle, era molto bella lei, però ho cercato di dare un valore che non fosse soltanto quella dell'immagine, della bellezza esteriore, superficiale. Ecco, non so, parlavo prima di Milva, ecco, quando ho fotografato questa attrice cantante, va bene, ho cercato di dare a lei una verità, mi sono ispirato ai quadri di Kokoschka usando giallo, rosso e blu, e così lei, che non si è amata perché l'ho presa in sottoveste con i capelli raccolti qui senza trucco, e lei dice: ma non mi piace questo. Poi dopo, quando ha letto delle recensioni in Svezia addirittura per questa immagine, che diceva appunto della verità, come quell'attrice di Bergamo, quel volto puro, va bene, allora lei mi ha chiamato, sono contento, vabbè, ha fatto tutta, insomma, ha accettato le foto. Voglio dire però che il volto, la figura umana, è difficile. Certamente fotografare una signora di 40, 50 anni, 60, eccetera, è più difficile che fotografare una ragazza o una bambina o un bambino, un uomo, eccetera. Specialmente però per una donna che non accetta, perché anche è condizionata dal fatto che deve fare il lifting, deve usare il trucco, deve coprirsi delle lunghe e tutto il resto. E, è difficile. Si usa qualche piccolo accorgimento, certo, forse per attutire i segni del tempo, ma è importante che nel ritratto venga fuori l'anima della persona. Ecco, e questo è difficile. E se noi non siamo in grado di uscire da noi stessi, come possiamo entrare in un altro? Però la capacità del fotografo in quel momento di farla uscire, no? Dipende da quello che vuole, perché se invece vuole soltanto l'aspetto superficiale, poco fotogenici, quando uno dice io non sono fotogenico. No, non c'è, perché uno che conosce anche il mestiere sa come collocare un volto. A volte ci sia un volto lungo, io lo riprendo dal basso in modo che, diciamo, ci sia una certa, non dico compressione, ma che non vada in evidenza un elemento. Certamente ricordo una ragazza che aveva uno sfregio, oddio mio, non sapevo come fare, allora ecco, si mette la mano così, si cerca di prendere un tre quarti. Certamente ci sono degli accorgimenti per valorizzare, certo non è che uno fa la foto per rendere brutta. Beh, prima che si toccassero le foto, le sì. Attrici tendenzialmente... Sì, facevano così. Così ma a me piace molto così com'è. Adesso addirittura per le... non so, sento anche delle persone per le foto di matrimonio, arrivano, cioè, dovete togliere quale rughe, cioè sono diventati tutti esperti, escono fuori tutte quelle facce. Ma poi non si fanno nemmeno durante il giorno matrimonio. Dopo. Io ho visto... Certo, vanno in studio una a seduta, chiedere. Sì, sì, sì. La seduta dedicata. Che assurdo. Vabbè, ma quella non è fotografia. È un'altra cosa. Che dici, tu vuoi fare una domanda? Allora, io
toccare il tema della, dell'uso editoriale della fotografia. Lei, per esempio, ha lavorato con i foto editor delle, di grandi testate, sì, penso. È un tema questo un po' delicato per il mio, nel senso che l'uso massiccio che si fa della fotografia è appunto attraverso la sua edizione sulla carta stampata, sì, o sul web. Il ruolo del photo editor è fondamentale, dalla cifra, dallo stile, a parte che bisogna vincere la convinzione che il photo editor sia un fotografo mancato che esorcizza questo fallimento nello scegliere fotografie altrui. Domanda, lei con la sua esperienza ha, può segnalare un lavoro fatto bene in questo senso? Nel senso, ci sono delle testate che hanno una caratterizzazione di qualità in questo senso, tipo un Morris Alive, cioè uno che abbia la forza di un Morris Alive? Sì, certo, certo, però le dico che è sempre più difficile dare delle foto di qualità. Perché non si vedono foto di qualità? Perché la fotografia adesso ha invaso proprio il commercio, quindi anche nelle grandi città come Milano, lei vede delle immense pareti con delle immagini di un'aggressività, di una violenza, vabbè, come quelle della televisione d'altra parte, voglio dire, l'immagine oggi è sovrabbondante, ci travolge, ci prende, ci squassa, perché è proprio terribile l'uso dell'immagine, è terribile quando... E quindi anche per quanto riguarda proprio l'edizione fotografica è molto difficile curare un'immagine di qualità. Le posso dire questo, che fortunatamente, a proposito di quanto dicevo prima, non ho avuto mai bisogno di denaro attraverso, cioè attraverso il lavoro fotografico, se mi è arrivato, insomma, l'ho impiegato per continuare a fotografare, eccetera. E ho sempre posto come condizione che le mie immagini avessero innanzitutto delle testate serie e che fossero impiegate, non so, mi hanno fatto proposte per pubblicità, le dico, non so come si chiama, una compagnia di moda, ma importante, l'Ecofem, mi hanno proposto una di queste foto, quella di quel... sono delle impalcature a Roma con un fanale, sì, sì, che la volevano come fondo per la loro pubblicità, ma io avrebbero pagato tantissimo, a me non mi interessava affatto, non mi piace dare le mie foto per fare la pubblicità alle mutande, l'ho posto sempre come condizione, altrimenti non potrei fotografare come fotografo, voglio dire modestamente ma in maniera pulita, in maniera sincera. Certo, non è assolutamente facile oggi. Lei nel panorama editoriale lei non individua nessuna ricerca? No, c'è sempre una ricerca, naturalmente, ci sono delle riviste, ci sono chiaramente, ma in generale prevale sempre la foto appariscente, e oggi col digitale, con la post-produzione, questa appariscenza la troviamo veramente come invadente, come eccessiva, e distorce il nostro occhio, perché non ci abitua più a guardare nel modo dovuto, appunto. Quelli che vanno a dire cambiatemi la faccia perché non mi piace la lunga qui e il capello là. Questo è il tema educativo di cui si occupa tantissimo, anche se ne è occupato come docente, ma se ne occupa tantissimo come fotografo. Il mio amico Enzo, credo che il tema educativo, il tema pedagogico sia uno dei temi centrali, certo, della tua, certo, il tuo lavoro artistico. Vabbè, mi fermerei qui e abbiamo la possibilità di trattenerci ancora qualche minuto con Enzo, poi si trattiene a cena con conversare ancora con lui, lo ringraziamo, gli facciamo un applauso, questa volta sì l'applauso me lo fai fare perché una poesia di Eduardo, e poi lo ci prima, ecco come regalo, volevo dire prima di lasciarci la poesia di Eduardo, no, voglio sapere quante persone sono presenti grosso modo. Adesso saremo una ventina, quindicina, ecco, ventina. Allora come mio, come mio, sì, 25. Come mio ricordo, adesso non guardatemi male, come mio ricordo per la serata e per tutto, mi piacerebbe dare come dono a ciascuno di voi il calendario, non lo voglio vendere, ve lo do come regalo, per come un omaggio, ma non mio, come qualcosa che vi possa accompagnare durante l'anno, quindi io spero che il numero dei calendari sia tale da poter accontentare tutti.
Se non è tale, qualcuno è poi dopo lo avrà per posto. Io già ce l'ho a casa mia, quindi appeso a casa mia, io non ne ho bisogno. Volevo, sì, se volete vi leggo un attimo solo una poesia di Edoardo, una poesia di Edoardo, ci lasciamo un attimo solo. Potete accomodarmi un attimo solo, così non aumento la concentrazione tu. Vediamo un poco se sono in grado, perché c'è bisogno appunto di raccoglimento e di studio, non è che l'abbia studiato. A proposito appunto delle, è proprio quella poesia e parole. Quanto è bello, o colore delle parole, e che festa diventano fogliette, nobiezza e carte. Non porte si è stracciato e po' azzaccata, e si è tutto ingiallito per la vecchiaia, che fa? Che te ne importa? Addiventa una festa, si è parole che porta scritte, sono state scigliute a secondo lo colore delle parole. Tu, liegge e vito blu. Viro celeste, viro russagna, o verdo, o pavunazze. Te vende sotto all'occhio l'amaranto, si chille che ha cigliute, canusceva a faccia, a voce, e l'occhio è in un tramonto. Chille che sceglie, si non sceglie buone, se mescono i colori le parole. E che succede? Una mesca francesca e migliare parole, tutto uguale e lo stesso colore, grigio scuro. Non sento mare, e Omar parla, dice. Non parlo cielo, e o cielo è parlatore. A fontana non mena, o viente more. Si sbattono balcone, non lo sente. O fritte si confonde con calore, e a gente parla come fosse muta. E chi ste o punta? Manca un pittore, può scegliere o colore le parole. Ci vediamo mercoledì prossimo e ringraziamo ancora Enzo Pellegrini.